Bentornati amici, ma soprattutto amica del Biker Raft. Eccoci qua per la nostra analisi del lunedì, su un capitolo 1068 che è piaciuto ai più, ad alcuni no, ma poi ci sono chiaramente questioni personali, come sempre, però è veramente un ottimo capitolo, è pieno zeppo di cose di cui parlare, quindi non perdiamo tempo e leggiamolo insieme. Come sempre usiamo la traduzione su One Piece Mania, che è quella fatta dal Mala e poi riadattata da me, che credo possa essere la migliore in circolazione, lo dico con orgoglio, però non mi piace poi fare queste cose, sarete voi a giudicare nel tempo, ovviamente. Leggiamo, vediamo, cerchiamo di capire. Capitolo 1068, il sogno di un genio. E qui c'è la mini avventura del Germa 66, dove Judge e Caesar si picchiano, ma pensano, si ricordano, anzi forse è Judge che si ricorda di Caesar, non tanto Caesar che si ricorda di Judge, perché Caesar si ricordava di Judge. Già ai tempi di Whole Cake, di quei tempi perché ormai sono passati 6 anni, e Caesar diceva, ah, quel bastardo è un arrogante, quindi lui aveva un ricordo, invece Judge non se lo ricordava di Caesar. Perché non se lo ricordava? Noi vediamo queste due silhouette, no? Piccoline, in nero, e in teoria Caesar doveva essere un ragazzino. Ora ha 40 anni Caesar Clown, mentre Judge ne ha 56. E considerando che abbiamo pochissimi elementi sulle date dei Mets, ma abbiamo un dato in particolare, ovvero quando Kaido libera King da Punk Hazard. E lì siamo all'incirca 28 anni prima del presente, più o meno. King ha circa una quattordicina d'anni, Kaido è ancora giovane, non ha ancora i super baffi vecchie maniere come adesso. E durante il video sulla timeline di Kaido eravamo riusciti con qualche razzigogolo a collocarlo più o meno intorno ai 28 anni fa. Quindi, se tanto mi da tanto i conti sono corretti, 40 meno 28 fa 12. Quindi un Caesar dodicenne ci sta come apprendista dei Mets, come giovane e massimo esperto della scienza, della chimica, della biologia, tutte queste cose. È un galoppino, era un bambino rompipalle, quindi ci sta che Judge non si ricordi, vedendo quest'uomo adulto di 40 anni, ma lui che cazzo sei? E adesso, meraviglioso, partirà il flashback dei Mets. Questa cosa mi intrippa tantissimo. Cioè, non mi sarei mai aspettato che partisse un flashback all'interno di una mini avventura. Non che non sia mai successo, perché ad esempio, nella mini avventura di Enel, c'è il flashback degli automata che pensano al dottor Tsukimi, per esempio. Però, ecco, i Mets sembra quella cosa che doveva stare in trama. E invece sembra che voglia appiopparla qua alla mini avventura. Che va benissimo. Queste mini avventure sono passate da essere veramente noiosissime a super interessanti. Quindi va bene così. Perfetto. Comincia quindi il capitolo. E abbiamo Pitagora che sta disquisendo con la CP0. Loro vogliono entrare per poi poter effettuare questo assassinio nei confronti di Vegapunk, quindi anche di loro, ma ovviamente la CP capisce che c'è qualcosa che non va, perché sentono nella voce di Pitagora, nel modo in cui si comporta, qualcosa di strano. Infatti lui continua a respingerli, grazie per averci portato il CP, ringrazio, e il CP il Serafino, grazie. Date l'incarico a S-Beard di venire da solo, ciao. Ma dobbiamo entrare noi, no? Fa freddo, fateci bere un po' di tè. Nella vicinanza c'è il G14 della Marina. Vai. No, scassare le val. E quindi continua ad allontanarli. E lui ci tira fuori questo discorso molto interessante. Ovvero, se ne parlassi del caso delle sparizioni di Egghead, le verrebbe in mente qualcosa, dottor Vegapunk? E Pitagora dice, sparizioni, chi è sparito? E lui elenca, 2 mesi fa, una nave della CP5, 1 mese fa, una della CP7 e 2 settimane fa, una della CP8. Quindi, delle navi del CP, in ordine, CP5, CP7, CP8, quindi sempre dal minore al maggiore, sono sparite nel corso di un paio di mesi. Nessuna nave governativa che abbia visitato Egghead negli ultimi 2 mesi è tornata. Lei sa perché? E lui dice, davvero, per quanto io mi ricordi, la nostra memoria condivisa, tutte le navi se ne sono andate, non sappiamo niente. E Lilith si arrabbia, e questa è la cosa interessante, la sua rabbia sembra reale, non sembra quella rabbia fatta apposta per mascherare qualcosa. Infatti poi Pitagora cerca di contenerla, di dire non ti litigare con loro, perché comunque sono pericolosi, e poi continua a dire andate. Il fatto che questa cosa sembri effettivamente inconsapevole da entrambe le parti, mi fa pensare che ci possa essere un terzo elemento che stia effettuando questo discorso di sparizioni. Potrebbe essere
all'interno di Egghead stessa, quindi magari il Vegapunk Stella sta agendo senza che gli altri sei suoi avatar ne siano a conoscenza. Potrebbe anche aver nascosto questa memoria a loro. Quindi, siccome lui, come ci dirà più avanti, ha capito che il governo vuole farlo fuori, nel momento in cui arrivava la CP e questi arrivavano nei pressi, le navi venivano fatte affondare, sparire o quant'altro. Oppure potrebbe essere che semplicemente anche i sei avatar stanno mentendo e quindi stanno coprendo la stella nel modo a loro più consono. Pitagora così in maniera molto amministrativa e Lilith facendo finta di essere arrabbiata. Altrimenti c'è un terzo elemento effettivo esterno al discorso che sta agendo da questa parte. Potrebbe essere anche il governo stesso, come suggeriva ieri sera durante la Fatal Four il buon Pier Carchi, quindi è il governo che sta affondandosi le navi da soli per avere un pretesto per colpire, ma è un po' debole onestamente, non mi sembra una cosa fattibile che affondi le sue stesse navi per attaccare una isola, non è da governo, cioè se devono attaccare attaccano e basta, quello non è un problema. Quindi non lo so, se avete voi idee fatemi sapere qual è secondo voi la possibile versione dei fatti. Stanno coprendo qualcosa? È Vegapunk che sta muovendosi senza far sapere nulla ai suoi? Oppure c'è un terzo elemento? Vediamo. Poi, proseguendo, Lucci dice: sfrutteremo l'abilità del Seraphim S-Bear per volare verso l'isola. Nell'istante in cui attaccheremo, questa nave diventerà bersaglio delle Sea Beast Weapons. Nel capitolo di venerdì non si vedevano assolutamente i cuscinetti sulle mani, perché le tavole erano sporche. Ho controllato anche le Raw poi con il Mala. E anche lì comincia a capire, c'è dell'accenno, si vede anche neanche abbastanza bene, ma quasi. Mentre nelle tavole di Manga Plus, che poi sono chiaramente pulite da esperti del settore, si vedono bene i cuscinetti sulle mani del Serafino. Quindi comunque non è soltanto l'abilità che possiede di replicare i poteri di Orso, ma ha effettivamente anche i cuscinetti. E il fatto di avere i cuscinetti, secondo me, è un elemento che dimostra che ha le stesse proprietà del frutto, comprese quindi anche le caratteristiche grafiche, come i cuscinetti. E mentre loro dicono di sfruttare questa abilità del Serafino per teletrasportarsi, se così si può chiamare, all'interno di Egghead, Akkamabakka, il nostro orso, quello vero, anche lui usa la sua abilità del Ninjuniku per teletrasportarsi e finire, ovviamente, da qualche parte del mondo. Qui il dibattito si è aperto. Perché? Perché ai tempi, quando Sentomaru spiegava a Rufy della questione sparizione di Zoro dei suoi compagni, gli disse che per quanto lui ne sapeva, e lui è la persona con la bocca più chiusa del mondo, così come lo era Fukuro ai tempi di Enies Lobby, Orso ha questo potere e secondo quanto si dice le persone che vengono toccate da lui volano per 3 giorni e per 3 notti. Quando Oda usa il si dice, usa sì il forse, e magari, se non lo so, come ha fatto con anche Shaki, se vi ricordate, che in teoria la seconda regina, la ex regina di Amazon Lily, doveva essere morta, invece no, era Shaki. Quando usa questi espedienti merdosi, perché sono merdosi, per lasciarsi delle finestrelle aperte, significa che poi può anche contraddirsi. Quindi Orso potrebbe anche aver banalmente fatto uso di queste 3 giorni e 3 notti con altri personaggi con cui hanno parlato, magari con Sentomaru, mentre altri possono anche metterci un giorno, un secondo, un minuto, dipende anche dalla distanza, dipende da quanta forza impatta con quei cuscinetti di Orso, quanta forza ci mette lui nel colpire, ce ne sono tante di variabili. E se noi guardiamo il manga, non so l'anime ma il manga, quando Rufy viene colpito da Orso, passa un giorno dalle Sabaudi ad Amazon Lily, cioè noi vediamo la scena di lui che vola e cambiano effettivamente il colore del cielo perché passano le ore e poi lui arriva il mattino dopo ad Amazon Lily, quindi comunque sono passate poche ore da quando Orso lo ha colpito, non 3 giorni e 3 notti. Poi non so se nell'anime hanno fatto vedere cose che ha allungato, non lo so, questo non mi interessa, ma nel manga passa pochissimo, quindi ci sono anche i riferimenti poi temporali per capire i numeri, gli spostamenti e le cose. Pertanto non è un dogma che passino 3 giorni e 3 notti. L'ha colpito e quindi Orso potrebbe anche essere lì in un istante. Un'ora, mezz'ora, 10 minuti, 3 secondi, può fare quello che vuole a questo punto di vista. Quindi per me Orso sta andando a Egghead. E il trigger è stato la parola di Lucci della volta scorsa di voler uccidere Bonnie. Poi ditemi voi cosa ne pensate in merito.
Proseguendo invece poi abbiamo Ruffy nella discarica insieme a Vegapunk, e Vegapunk comincia a raccontargli di ciò che lui ha scoperto e quindi del suo sogno. E dice: ma perché vuoi andartene da qui, vecchietto? Questo è una struttura di ricerca, no? Perché vuoi andare via? Cioè sì, e con tutto il denaro che ho ricevuto dal governo ho potuto continuare la ricerca a mio piacimento. E perfino adesso è così, non riesco a fermare le idee. Ma stavolta, quindi ora, in questo momento, con quest'ultima idea che ho in mente, non c'è abbastanza tempo, non c'è manodopera e non ci sono neanche i soldi per finanziarla. Ciò che io vorrei fare è poter creare con la scienza un mondo in cui l'energia venga distribuita gratuitamente in ogni dove. Come vi dicevo, sabato è il sogno di Tesla. Questo sogno di distruggere il sistema e sfruttare l'energia che esiste in natura, in ogni cosa, per distribuirla a tutti quanti gratuitamente. Infatti, vabbè, Ruffy che qua si scaccola e non capisce niente, questo è meraviglioso, e continua, no? Jim dice: le risorse energetiche sono il seme delle guerre tra paesi. Basti pensare a cosa stanno facendo adesso anche in Russia, che colpiscono le centrali elettriche dell'Ucraina, ad esempio. Togli l'energia alle persone e queste si trovano al freddo e al gelo e non hanno più nulla con cui muoversi e fare cose. E Vegapunk risponde esattamente: come sono stupide le persone, eh? L'energia, la sentite? È qui, è lì, è ovunque. In tutto il mondo ce n'è tantissima. E se si riuscisse a tradurre tutto questo in una forza tangibile, si potrebbe eliminare dal mondo una delle principali cause di guerra. Credetemi, prima o poi la scienza arriverà a questo risultato. E Ruffy continua a scaccolarsi, perché non capisce. Poi passiamo un attimo poi al discorso Ruffy. Io vorrei un attimo analizzare insieme a voi cosa potrebbe essere davvero questa fonte di energia. Tanti hanno detto il fuoco, il sole, i fulmini, le scoregge, non lo so. Però il sole è lì e in un posto futuristico come Egghead io non voglio neanche immaginare che non esista un pannello solare. Sembrerebbe veramente fuori dal contesto. Il fuoco, l'ha già detto Lilith, il fuoco alimenta attualmente Egghead, quindi è la fonte principale di alimentazione. Quindi il fuoco direi che non ha senso, già ce l'hanno. Il fulmine è interessante perché riporta anche in campo il frutto Gorogoro, di cui già parlammo tempo fa nei fact-checking come fonte di energia del regno antico ipotetico dei Lunaria, perché, dicevo io nella mia ipotesi, il frutto Gorogoro era preservato a Birka come un elemento di venerazione, perché con quello un tempo erano in grado di alimentare tutto in maniera assolutamente libera e gratuita. Con il frutto Gorogoro era la loro fonte di energia. E il fatto che Enel l'abbia trovato e mangiato proprio a Birka era interessante, perché a Birka stava sicuramente anche il progetto dell'arca, da cui poi lui ha preso, ha portato e ha fatto realizzare ad altri. Dubito che abbia pensato lui l'arca, non è che fosse un genio. Quindi l'idea che possa essere la corrente elettrica il frutto Gorogoro è assolutamente interessante e sarebbe un richiamo alla mini avventura di Enel, dove lui poi alimenterà, oltre all'arca che va in cielo, anche la città antica sulla luna. Quindi non mi dispiacerebbe se questo espediente fosse il modo di Oda per riportare in trama Enel, come tanti vogliono. Ah, Enel qua, Enel là, deve tornare, prima o poi tornerà. Magari questo è l'espediente per... Però, c'è un però. Ad esempio, Ruffy cosa ha fatto nella battaglia contro Kaido? Ha preso un fulmine, lo ha reso tangibile con il suo frutto e lo ha scagliato a terra. Direi che nell'ottica del personaggio di Vegapunk mi risulta impossibile che lui non sia riuscito comunque a catturare un fulmine. C'era riuscito Franklin con un cacchio di aquilone, e quindi perché non dovrebbe riuscirci Vegapunk a catturare un fulmine e quindi a renderlo energia? Mi potreste dire: ok, il fulmine comunque è un clash, finito quello non c'è più, quindi la sua energia si può immagazzinare per quel colpo che fa, però poi se non arriva un altro fulmine come fai? Ti rispondo: c'è un'isola che si chiama Raijin che è costantemente tempestata di fulmini. Direi che se fosse il fulmine l'energia tanto anelata da Vegapunk, gli bastava andare a Raijin, che tra l'altro è anche a fianco di Punk Hazard, e il problema era risolto. Quindi non deve essere una cosa normale, non deve essere una cosa naturale, perché in natura, come ci dice lui, l'energia è dappertutto. Quello che alimenta questo robottone che alimentava il regno antico deve essere qualcosa di più etereo, di più esoterico addirittura, qualcosa anche stupido,
visto che è un fumetto per ragazzini, come vi ho detto mille volte. E a me, di nuovo, sarò ripetitivo, magari anche banale e infantile, ma la risata, che è una stupidata, per me funziona, cioè era la gioia della gente. Non lo so, io ho questa idea, mi frulla nella testa e continua a frullarmi nella testa, come se fosse la risposta a tutto la risata. Mi sono immaginato anche Roger che arriva sull'Aftail, loro si mettono a ridere, si sganasciano a risate, e l'Aftail si accende, perché era tutta buona, è una caverna, che cacchio ne sappiamo, una città sommersa, sotterranea, non lo so, ma nel momento in cui loro si mettono a ridere davanti al One Piece, la città si accende, l'isola si accende, quello che è si accende, quindi la loro risata ha alimentato questo luogo e ha fatto sì che loro riuscissero anche a vedere il resto. Non mi dispiacerebbe come idea, poi ovviamente è una stronzata, diciamocelo chiaro, è una stronzata, però vediamo e scopriamo. E proseguendo, poi qua c'è un altro discorso interessante. A parte che poi c'è Vegapunk che chiude il discorso, quindi leggiamo prima Vegapunk, cioè, ah sì giusto, più cercavo di raggiungere l'energia tanto anelata, più mi avvicinavo alla forza motrice che doveva muovere questo antico soldato meccanico, ovvero l'energia dei tempi antichi. Lui dice che comunque più grattava la superficie del discorso, più scavava e più si avvicinava. Probabilmente non c'è mai arrivato alla risposta, ed è anche giusto così, diciamo che sono quelle cose che andrebbero preservate fino al gran finale. Jack Clover, che conosceva il nome, aveva un elemento importante, ma anche sapere che cosa alimentava questo regno potrebbe essere un qualcosa di più interessante in futuro. Ebbene, lui dice comunque, cerca di capirmi, è nel mio sangue di studioso il voler dare una sbirciatina, ma se avessi sciolto i fili della storia proibita, cosa mai sarei riuscito a capire? E così, seguendo le orme di un amico, che è chiaramente Clover, mi sono addentrato sempre di più nelle profondità della faccenda. Poi qui esplode, quindi questi espedienti di narrativi beceri di Oda per interrompere le cose, dice, beh, per farla breve, sono andato troppo a fondo nella storia e quindi verrò eliminato dal governo, proprio come Ohara. Quindi questa è la causa del motivo per cui il governo ha detto al CP0 di muoversi contro di lui. Poi Lucci ci lasciava intendere che c'entrassero i fatti di Lusia. E il fatto di Lusia non è tanto la sparizione dell'isola, ma l'arma utilizzata. Potrebbe essere che Vegapunk abbia scoperto effettivamente la fonte di questo discorso o no? Perché se l'arma utilizzata da Im contro Lusia fosse alimentata proprio da quell'energia antica, diciamo che i tasselli si sistemerebbero da soli. Nel momento in cui Vegapunk l'ha riscoperta, l'ha portata agli occhi del governo, questi se ne sono appropriati e hanno detto bene, questo qua è pericoloso perché ha scoperto una cosa che non doveva scoprire. Noi ce la teniamo perché è bella, tanto bella, però lo facciamo fuori. Diciamo che il discorso cozzerebbe un po' con la missione di Vegapunk, cioè quella cosa che parlava con Dragon e il fatto che poi si sia preso in carico la volontà di Ohara, cioè dare al governo mondiale, nemico del mondo, l'energia del regno antico è un po' strano. Quindi io direi che l'arma di Im non c'entra niente con questa energia, probabilmente è tutt'altro, però non si può escludere ovviamente, però penso al momento che possa essere così. Quindi non so come collegare il discorso Lulusia al discorso Vegapunk, energia e scoperte. Potrebbe semplicemente essere un motivo per ripulire e togliersi l'impiccio? Cioè, perché il governo sa che Vegapunk ha scoperto queste cose? Cioè, ci è arrivato lui da solo a capire che loro hanno capito? Lo sta pensando, ipotizzando? Non lo so, siamo sempre lì nel campo delle ipotesi, è tutto sempre molto vago. Però ecco, ci sono diverse strade battibili da questo punto di vista. Staremo a vedere. E mentre l'altra cosa di Luffy, che era interessante, la sua reazione. Ieri ne parlavo insieme ad Angelo, su Mubuta, che lui mi scrive, ma con questa frase di Luffy, dice, nah, è bello vedere che un uomo che vuole accontentare tutti, però a me non mi interessa essere un eroe. E lui diceva, probabilmente con questa frase si può cassare benissimo il discorso del sogno di Luffy, che è la liberazione delle genti e rendere tutti felici e bla 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 bla. Cioè lui dice, questo è il senso, che poi vada in contrasto con quello che fa, è chiaro, diceva Danno. E io gli ho risposto, io la pietra tombale non ce la metterei in questo caso. Perché, ok, non c'è niente che va a posto. Lui è un egoista, questo è il nostro punto di partenza. Luffy si è sempre mosso per interessi personali, poi che lo faccia o non lo faccia
con cattiveria è un altro discorso, ma lui si è sempre mosso per interessi personali. E ciò che dice Wano è inequivocabile quando butta giù Kaido. Parla di Tomodachi, parla di amici, i suoi amichetti. Cioè lui vuole un mondo dove gli amici possono mangiare a sazietà. Poi questo è un altro punto di partenza, non è il sogno. È un elemento per probabilmente capire. È comunque un pensiero egoista e dire che gli amici devono avere la pancia piena, perché chi non è amico allora può morire male. Questo è il discorso di contorno. Se non sei mio amico puoi morire. Il concetto è qui capire se prima della fine, quindi quando lui capirà di essere ciò che è, se mai lo capirà, comprenderà anche il fatto che questo suo ruolo necessiti di aprire la sua visione a tutti, alla comunità, al mondo intero. E qui ribadire che lui non è un eroe è semplicemente rimettere un punto su quanto lui sia egoista da parte dell'autore di Oda. Alla fine, come vi dicevo, se noi leggiamo tutto quello che lui ha fatto fino adesso, lo fa sempre per un fine personale. Non fa mai niente per il popolo, per il sociale, per la gente che circonda i posti che lui, diciamo, invade. E lui poi però diventa un eroe inconsapevolmente, indirettamente, perché alla fine le sue azioni, che sono sempre finalizzate a salvare un amico, ad aiutare un amico, aiutare qualcuno che lui vuole bene, vengono anche distribuite agli altri e ne beneficiano tutti. Adesso facciamo un esempio. Quando lui va a Wano, perché va a Wano? Perché quando parla con Law a Punk Hazard, Law gli propone questa alleanza di sconfiggere Kaido, che in realtà poi era un piano per far fuori Doflamingo, ma questo è un altro discorso. Luffy dice, va bene, tanto io per diventare dei pirati devo farli fuori tutti, i quattro imperatori, perché devo diventare il più forte di loro, sostanzialmente. Quindi è lui che Kaido fosse su un'isola di arroccata con una dittatura, o che fosse su un'isoletta a prendere il sole tutto il giorno, non ne fregava di mezza. Quando poi conosce Kinemon e Momonosuke, diventa loro amico, loro poi gli racconteranno la loro storia, gli racconteranno che hanno questi problemi con questo pirata Kaido che imperversa nella loro isola da 20 anni, e anche con lo Shogun Orochi che fa il dittatore, e quindi lui per gli amici dice, va bene, allora vi aiuto a liberarvi da Kaido perché siete miei amici. Quando poi lui arriva a Wano, conosce Tama. Tama si priva del cibo per lui e lui prende a cuore la ragazzina che diventa sua amica e dice, ok, da ora in poi tu non potrai mai più patire la fame. Io porterò a te la modalità per mangiare sempre. Poi ne beneficiano tutti, ma lui lo fa per Momo, per Kinemon e per Tama, che sono i suoi amici. E poi per se stesso, perché deve diventare re dei pirati. Questo è quello che fa. Poi, chiaramente, liberando un paese, tutti gli altri ne beneficiano e viva, festa, a posto. Quindi il suo sogno deve essere qualcosa di necessariamente molto egoistico. Quando Nami dice, sì, ti si addice molto questa cosa. Cioè, Luffy è una testa di cazzo, parliamoci chiaro. I suoi compagni lo sanno che è stupido, che è una testa vuota, che è un idiota. Però è anche questo gran cuore verso le persone a cui lui vuole bene. Ma però questa cosa, come abbiamo visto, può dilagare all'esterno, diventando una cosa globale, indirettamente. Se ci ricordiamo le parole di Mihawk, Luffy ha il potere più pericoloso del mondo, perché riesce a farsi amici tutti quelli che gli stanno attorno, senza che lui lo voglia. E questo è chiaramente come un virus che si espande, rende amici le persone con cui si circonda, e quindi anche loro poi ne beneficiano, perché diventano amici. E per loro è un eroe, per lui invece sono semplicemente amici che ha aiutato. Quindi il discorso del rendere tutto il mondo libero, pieno di cibo, amici e quant'altro, funziona ancora. Solo che lo vediamo noi, probabilmente, ripeto, con una visione dell'insieme. Ma nel suo piccolo lui continua a ragionare per se stesso. Continua a ragionare per lui e gli amichetti che gli stanno attorno. Questo è, secondo me. Per adesso, poi vediamo se come si sposta, come funziona. Per adesso funziona così. Comunque, arriva la CP e fa esplodere tutto quanto. Arrivano, fanno danni. E di nuovo qua è anche cosa interessante. Cioè, tutto quel baccano sarà opera della CP. E lui dice CP0. Ma non erano CP9? E Jinbe risponde, è un'organizzazione ancora superiore del CP9. Si dice che quando si muovono loro sia presagio di un evento di portata storica. E poi sopra Vegapunk diceva, è composta da coloro che lavorano solo su ordine dei draghi celesti. Se poi noi prendiamo anche quello che dicono i ricercatori qui sotto, sia Cyperpole, ma non indossano sempre abiti neri.
ci fa capire come noi siamo, come sempre, degli spettatori molto privilegiati, perché vediamo appunto il discorso nell'insieme, come per il sogno di Rufy, ad esempio. Perché dico questo? Perché, ad esempio, a Dressrosa, quando arriva il CP0 e anche noi lo conosciamo per la prima volta, sono Law e Robin che lo scorgono. E loro che sono informati sui fatti, non sono gli ultimi degli stronzi, ma sono forse i due personaggi che sanno di più al momento in giro, a parte Vegapunk, hanno idea di chi è e chi sono, quindi ci spiegano. Ma Rufy, che a parte che a Dressrosa non li ha mai incontrati, ma ha visto solo e soltanto la CP9 a Venice Lobby, non ha idea di chi sono. Così come anche i ricercatori di Egghead. Perché? Perché generalmente la Cyberpol gira in abiti neri, mentre la CP0 sono quelli più misteriosi di tutti. Già si diceva che non si sapeva neanche se esisteva la CP9, si diceva, se vi ricordate, a Venice Lobby, che era un mito che esistesse la CP9. Figuriamoci la CP0, che si muove solo e soltanto per ordine diretto dei draghi celesti, quindi dei cinque anziani, delle varie famiglie stronze di Im. Quindi qua siamo veramente a un livello di cover up assoluto. E quindi ci sta che i ricercatori non abbiano idea che esista anche questa Cyberpol in abiti bianchi. Che è molto figo. Proseguendo il discorso, poi abbiamo di nuovo Pythagoras, Shaka e gli altri che disquisiscono su cose e si rendono conto che la CP è entrata dentro Egghead. E qui c'è la conferma che il Serafino di Orso abbia i poteri del Nikyu Nikyu. Questo significa che il Serafino di Jinbe aveva assolutamente i poteri del frutto Sui Sui di Signor Pink. Quindi il Signor Pink, poveraccio, che fine ha fatto? Probabilmente è andato a Impel Down, l'hanno portato, l'hanno vivisezionato e gli hanno tolto i poteri, o magari ha semplicemente fatto un'estrazione di sangue e hanno sfruttato il suo potere per... Povero Signor Pink, spero che ci racconti Oda che fine ha fatto. Probabilmente gli faranno anche una domanda, in un SBS. Il maestro, che fine ha fatto il Signor Pink? È morto. È morto. Speriamo di no. Comunque è interessante che sia riuscito Vegapunk a sintetizzare anche i Paramisha. Tempo fa in un SBS gli veniva chiesto appunto degli Smile, se vi ricordate, gli diceva che gli Smile erano il massimo punto a cui era arrivato Caesar Clown, riuscendo a sintetizzare gli Zoan, sfruttando il DNA degli animali, e poi grazie a questo liquido Sad che veniva riversato in acqua, da cui poi le piante bevevano, e queste mele si trasformavano in frutti del diavolo. Alcuni funzionavano, altri no. Mentre qui Vegapunk, oltre ad aver chiaramente già riuscito a replicare il frutto di Kaido alla precisione, a parte il colore, di questo abbiamo già parlato anche l'altra volta, e riesce anche a replicare i Paramisha. Poi non è confermato al 100%, potrebbe anche essere un'applicazione tecnologica del discorso, però sembra veramente che abbia replicato paro paro il Nikyu Nikyu in questo caso, visto anche i polpastrelli sulle mani di Orso. Quindi sono molto curioso di capire quali frutti potrebbero eventualmente avere anche gli altri Serafini. Chissà se hanno quelli dei loro ex, non so come definirli, ex padroni, neanche padroni, dei loro figuri veri, originali, o se hanno qualcosa di diverso che è più affine al personaggio. Bah, vedremo. Sarebbe bello vedere un Crocodile comunque con il Suna Suna piccolino. Vedremo, speriamo. E qui ritorna in scena Sentomaru, che Sentomaru sta a Egghead, quanto pare. Dice, Atlas riporta in laboratorio la gente, i Serafim S-Snake, S-Hawk e S-Shark, quindi Boa, Mihawk e Jinbe, si preparano ad uscire. Il comando dei Serafini è affidato a Sentomaru. Quindi Sentomaru sta a Egghead. Questa è una cosa interessante, e diciamo telefonabile come discorso. Perché? Perché lui è la guardia del corpo di Vegapunk. Però l'avevamo visto all'inizio della seconda parte di One Piece, quindi al Sabaody, che stava a Marineford ed era stato investito dalla carica di capitano della marina. Quindi immaginavo che non fosse più la guardia del corpo di Vegapunk, soltanto la guardia del corpo. Invece è ancora in rapporti con il dottore e sta lì, a quanto pare. E questo mi dà da pensare che Sentomaru possa essere uno di quei personaggi, uno di quei marine di cui accennava appunto Vegapunk a Dragon nel flashback, che capivano le sue intenzioni, capivano i suoi veri intenti. Sentomaru mi sembra giovane, avrà una ventina d'anni scarsi, non ricordo esattamente quanti anni abbia. Però potrebbe essere uno degli ultimi di marine che si è unito alla sua piccola armata interna, se così possiamo definirla.
uno di quelli che appena la marina volterà la faccia al governo si unirà alla causa delle rivoluzioni, sostanzialmente. E sono molto curioso di vederlo in azione, che torni all'interno della storia, sono molto contento, e quindi vediamo che cosa succede. Questa cosa l'ho apprezzata tanto, l'ho apprezzata veramente tanto. Qui di nuovo, Vegapunk, allora posso impacchettare le mie cose e partire con voi? Dice, no, non dirlo come se stessimo andando in gita, vecchio. Comunque va bene, la tua testa è uno spasso, vieni con noi. E quindi, questo è il tuo criterio di selezione. Ma va bene, a posto così. E quindi loro lui dice, va bene, ora vado a sistemare le mie cose, ci vediamo sopra, ci vediamo su. E sparisce con questo warp. Sembra più l'effetto che fa il frutto su che su, che ormai di Shiryu. Questa sparizione molto graduale, non sembra un pop come un warp di Van Hooger, per dire. Quindi sembra quasi come se lui si fosse smolecolarizzato e quindi riapparirà da un'altra parte. In ogni caso potrebbe anche essere questo un altro utilizzo del frutto warp, perché noi sappiamo che adesso Van Hooger lo ha da poco il frutto. Quindi non sappiamo se la persona che l'aveva prima potrebbe già essere stata messa ai ferri da Vegapunk, e quindi lui ha già in mano questo frutto da tempo. Non lo so, sto vaneggiando ovviamente. Altrimenti è semplicemente un'applicazione tecnologica di questo tipo di situazione, insomma. Torniamo poi alla CP0, e qua è un'altra cosa molto interessante che riguarda Stussy. Stussy è molto informata riguardo Egghead. Sa degli ologrammi, sa della cupola di frontiera che spara laser se qualche nemico la sorpassa. Sembra lei assolutamente già conscia di diverse cose di Egghead. Infatti, quando poi Lucy le dice sei ben informata, Stussy, lei dice sì, provo un po' di nostalgia. Come dire, io stavo qua. Quindi la domanda che mi sono posto e che vi vorrei porre anche voi. Perché? Che cosa è successo? Come mai Stussy ha legami con Egghead? La prima cosa che mi è venuta in mente è che lei poteva essere una cavia come lo è stata Bonnie, apparentemente. Quindi fu anche lei vittima di Vegapunk e delle sue cose strane. Altrimenti, come fu Califa con Iceberg, poteva anche essere infiltrata all'interno per fare da occhi del governo. Quindi fingeva di essere una scienziata per lavorare all'interno di Egghead. Però il fatto che, ad esempio, il governo non sappia dell'esistenza del robottone nei sotterranei mi fa pensare che non avesse questo ruolo, perché altrimenti probabilmente lo avrebbe saputo che ci stava questo robottone nascosto lassù. L'altra cosa buffa che è venuta in mente è che magari lei, avendo in mano i quartieri luci rosse del sottobosco criminale, portava lì le signorine con la nave dell'amore per gli scienziati, no? Come agiva anche Caesar. Chi lo sa, magari conosceva Egghead appunto per questo. Circuendo la gente si faceva raccontare cose sulla nave dell'amore. Altrimenti non saprei che idea vi siete fatti voi a riguardo. Sono curioso di sapere cosa secondo voi ha portato Stussy a scoprire tutti questi dettagli di Egghead. Non lo so, vedremo. Non lo so. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. E poi il gran finale con Rufy che arriva e il faccia a faccia con Lucci. Oltre che Lucci ha disintegrato con un Rokugan la faccia di Atlas. Quindi va bene, quindi comunque ci sta che Lucci sia e resti fortissimo. Però il combattimento Rufy-Lucci, per quanto io lo voglia vedere dopo tanti anni, un ritorno di fiamma, non sarà mai, non potrà mai essere al pari di questa battaglia. Lo vedo un po' a senso unico. Cioè, se l'uomo che ha sconfitto Kaido si facesse anche solo impensierire da un CP che ha già sconfitto anni fa, è un po' fuori dai canoni dello shonen. Infatti mi aspetto magari che Rufy lo colpisca con un pugno anche in versione normale, senza fare chissà che, e poi intervenga qualcuno a fermare il discorso. Ma anche un Jinbe, a me piacerebbe un Jinbe contro Lucci, per esempio. Rufy ha in braccio Bonnie al momento, quindi anche un po' occupato. Potrebbero pensarci Jinbe e Chopper, perché no? Non mi dispiacerebbe, vi dico, molto onestamente. Altrimenti l'idea che mi sono fatto io è che appaia finalmente Orso e li spazzi via con una manata. Quindi tutto questo hype che ci siamo fatti in un attimo svanisce in un secondo. Non so voi che cosa pensate. Il vostro desiderio lo immagino, che vogliate le botte. Ma quello va bene, è giusto che sia così. Però ecco, non so se effettivamente
Oda possa scegliere per questa soluzione. Se sarà, sarà un clash molto veloce, ma Ruffy lo distrugge in 3 secondi. Cioè, non ci sono storie. Cioè, non c'è veramente paragone. Non può esserci paragone. Altrimenti di cosa stiamo parlando? Per quanto allenamento possa aver fatto Lucci in questi 2 anni? Del protagonista che ha già comunque sconfitto tale personaggio. Quindi io spero che ci pensi Jimbo o Chopper, magari fanno qualcosa nella vita tutte e due, si riprendono il ruolo di massimi esperti di combattimento. Cioè Chopper era fantastico ai tempi, quando si picchiava, faceva cose. Io adoro Lorne Point, che sembra un ragazzo con le cornone. Cioè, dice di fare quella rumenta Point, che sembra un sacchetto della spazzatura. Boh, vediamo, siamo sempre lì, in attesa delle risposte da parte del nostro sensei. E questo è il capitolo 1068, che è veramente pieno zeppo di roba. Io vi invito di nuovo a guardare il video di sabato, la review, dove vi parlo di Tesla, vi parlo comunque del personaggio, questo scienziato veramente pazzesco, che ho sempre adorato per le sue veramente incredibili visioni sul futuro. E boh, basta, penso che quello che c'era da dire l'abbiamo detto. Se voi avete altro da aggiungere, ben volentieri, io vi leggo sempre i commenti, lo sapete, io vi metto cuoricini, ma perché io leggo, io quando leggo il commento poi li spunto mettendo il cuoricino, perché apprezzo quello che voi scrivete. E poi a volte rispondo, a volte no, a volte non c'è da rispondere, a volte sono anche molto prolisso, il tempo che ho è quello che è. E cerco di comunque di leggervi sempre tutti con molto interesse. Detto ciò, io vi saluto, ci vediamo quando? Se sì, dovrei mettere il pomeriggio, quindi oggi alle 17 per la Q&A del lunedì, e stasera al One Piece Deep alle 21 del sommo, e domani che sarà qua in replica sul canale del bike, e poi ci vediamo per le altre cose in settimana. Io vi ringrazio per essere rimasti qua fino alla fine, spero di non aver detto troppe minchiate. Se siete arrivati fino qua, non so, scrivete quel cazzo di evviva il lama, che c'è qua il lama rosa, vedete qua, evviva il lama, evviva il lama. Evviva il lama. Ciao, basta.